Buonasera a tutti, eccoci per un nuovo incontro con Nicoletta La Stella. Come al solito aspettiamo qualche minuto per vedere se insomma, piano piano arrivano le persone che ci hanno segnalato la loro presenza. Nel frattempo, come al solito, dico qualche parola su Fabbrica dei Segni, su chi siamo. Insomma, io sono Francesco e appunto lavoro per Fabbrica dei Segni, se della pagina Facebook nella quale vi trovate in questo momento. Mi occupo principalmente di comunicazione e marketing e tra le varie, diciamo così, esperienze di comunicazione che abbiamo deciso di portare avanti in questo nuovo anno scolastico, possiamo dire così, che è appena iniziato, sono le formazioni con Nicoletta La Stella del Centro per lo Sviluppo Cognitivo. E due parole su Fabbrica dei Segni. Fabbrica dei Segni è una cooperativa sociale, prima ancora di essere un editore, quindi una cooperativa che ha come obiettivo quello di dare lavoro a persone con svantaggio. E tra i vari progetti di Fabbrica dei Segni, quello più grande è appunto l'editoria, Fabbrica dei Segni Editore, e ci occupiamo principalmente di realizzare prodotti, che siano essi libri, giochi, quaderni, strumenti, che possono essere utili per bimbi che magari hanno più difficoltà a scuola. Con Nicoletta La Stella abbiamo appunto pubblicato Per scrittura ragionata, che è la sua prima opera, nonché la prima opera che ha pubblicato con noi per ovvi motivi. E quindi abbiamo iniziato appunto a lavorare con lei per quel che riguarda la formazione e abbiamo deciso di portare avanti, di rendere, diciamo così, regolare l'appuntamento su Facebook in diretta con lei, non fermandoci però alla prescrittura ragionata, ma andando avanti su tutto ciò che riguarda il mondo della metacognizione. Ed eccoci qui all'appuntamento di oggi. Lascio la parola a Nicoletta, così si presenta come al solito e magari ci racconta anche in due parole quello che faremo quest'oggi. Buona formazione a tutti. Bene, buonasera a tutti, grazie Francesco di questa presentazione. Io sono Nicoletta La Stella e sono la presidente della cooperativa sociale Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive. Io ho incrociato Fabbrica dei Segni perché cercavo una cooperativa sociale, comunque un editore che fosse, diciamo, che avesse gli stessi principi che abbiamo noi come cooperativa sociale per pubblicare la mia opera, Prescrittura ragionata, che è la prima di una serie, perché abbiamo aperto la collana La Stella Guida all'interno, di Fabbrica dei Segni. E quello che ci unisce è che siamo appunto due cooperative sociali che lavorano per e con persone che hanno delle problematiche di vario genere, di vario tipo. Nel nostro caso, le problematiche che trattiamo sono problematiche di tipo cognitivo e di tipo di apprendimento. Quindi siamo fondamentalmente, prima di tutto, dei trainer cognitivi. Utilizziamo metodi di vario genere, siamo partiti con il metodo Feuerstein, ma poi abbiamo proseguito con il metodo PAPS, che è un metodo similare al Feuerstein per bimbi molto piccoli, e poi abbiamo proseguito anche con il metodo che vi presento oggi, che è il metodo Brainerx, che negli Stati Uniti viene definito Learning Rx, ha questo nome negli Stati Uniti, nasce appunto in Colorado Springs, e questo metodo è il metodo principale utilizzato negli Stati Uniti per il potenziamento cognitivo, quindi è un metodo di altissima qualità. Noi lo stiamo già utilizzando all'interno della nostra cooperativa sociale partendo da un Gibson test, dal test delle valutazio di valutazione delle principali abilità che vado a presentarvi in questa scheda, che sono attenzione, velocità di elaborazione, memoria di lavoro, logica e ragionamento, elaborazione uditiva, memoria a lungo termine ed elaborazione visiva. Ecco, queste sono le abilità che all'interno del Gibson test, che è un test digitale riconosciuto scientificamente a livello mondiale, noi andiamo a verificare prima di lavorare per qualunque situazione con i nostri utenti. È un test molto completo perché include anche, non è scritto in questa scheda, ma ve lo dico io, include anche un attacco di parole sconosciute,
parole e non parole, fondamentalmente abbiamo già dei test in Italia di questo tipo, e include anche come risultato un QI composito che ci dà indicazioni sul quoziente appunto intellettivo di una persona. E dopo quello che emerge da questo test, che dura circa un'ora ed è fatto in remoto in questo momento di pandemia, ma perché comunque è un test che nasce già in digitale, quindi laddove prima si veniva presso un centro a svolgerlo con un computer, adesso lo si fa in remoto sul computer dell'utente, naturalmente con un operatore BrainRx e Gibson Test formato al metodo, e c'è poi il consulto della psicologa prima e dopo il test per presentare il test alla famiglia o alla persona che lo deve svolgere, e poi per restituire alla famiglia i risultati del Gibson Test con un consulto successivo. E nel nostro sito sviluppocognitivo.it comunque ci sono tutte le informazioni relative a questo Gibson Test, che è il punto di partenza per l'allenamento cognitivo che vi presenterò questa sera. Allora, intanto noi vediamo che Nicoletta, ti interrompo soltanto un secondo, perché prego. Mi sono dimenticato di dire le solite informazioni, diciamo così, per un sì. buon svolgimento della formazione. Se avete delle domande, semplicemente scrivetecele tra i commenti, sarò io poi a porle a Nicoletta direttamente, e in realtà basta per eventuali ulteriori informazioni anche rispetto al Gibson Test, insomma tutto quello che tratteremo oggi sia alla fine della diretta ma anche sul sito del Centro per lo Sviluppo Cognitivo, che adesso vi inserisco nei post, trovate tutte le informazioni che vi possono servire. Scusa l'interruzione. Prego, prego. Ecco, allora, stavamo dicendo, commentando questa slide, noi abbiamo, quando entrano le informazioni nella nostra mente, abbiamo una prima fase dove, vedete, ci sono queste prime funzioni cognitive che entrano in gioco, attenzione, memoria di lavoro e velocità di elaborazione, che possono andare, se non c'è un allenamento specifico o comunque se non ci sono delle abilità particolarmente performanti, diciamo, possono andare direttamente nella knowledge bank, cioè in quella specie di armadio grigio con le informazioni appunto incorporate, e lì rimanere. Quindi entra un'informazione, l'attenzione, la memoria di lavoro, la velocità di elaborazione sono delle funzioni cognitive che vengono messe in atto in questa prima fase, però noi possiamo, attraverso un training cognitivo, possiamo portare la persona ad un livello superiore, ad un pensiero superiore, e quindi quando entra un'informazione utilizzare anche altre abilità cognitive, naturalmente allenate precedentemente e costantemente, che sono la logica e il ragionamento, l'elaborazione uditiva, la memoria a lungo termine e l'elaborazione visiva. Queste sicuramente sono abilità che, se allenate molto bene, permettono delle performance o delle prestazioni cognitive decisamente superiori, che anche queste entrano appunto in questo armadio, diciamo così, che è la conservazione delle nostre informazioni. E dunque anche il rendimento scolastico, per esempio, di una persona è sicuramente migliore se passa dal pensiero superiore, o se si tratta per esempio di una persona anziana, possiamo immaginare che anche l'immagazzinamento delle informazioni e il loro riutilizzo, se passa per il pensiero superiore che viene allenato, sicuramente sarà migliore rispetto ad una mancanza invece di allenamento. Andiamo sulla slide successiva. Ecco, allora, questo è quello che abbiamo appena spiegato. In buona sostanza vengono qua spiegate un po' che cosa sono le funzioni cognitive, l'attenzione e la capacità di concentrarsi e di rimanere sul compito per un certo periodo di tempo, per quello comunque che serve per rimanervi. La velocità di elaborazione è quanto noi velocemente riusciamo a svolgere una certa attività mentale. La memoria di lavoro è quella che ci permette di mantenere le informazioni sufficientemente a lungo nella nostra memoria per poterle poi riutilizzare.
La logica e il ragionamento sono diciamo, quelle abilità che riguardano il comportamento di pianificazione, quindi anche domandarsi come verrà fatta una certa cosa prima di farla, quindi non agire intuitivamente ma ragionare prima di agire e sapere dunque anche da dove partire per fare qualche cosa. E direi che questa abilità è anche molto importante per il controllo del comportamento. Per esempio, le persone impulsive possono far uso della logica e del ragionamento come scudo, diciamo così, per evitare di affrontare un compito con l'impulsività. Se noi alleniamo la logica e il ragionamento, che sono proprio i principali temi della metacognizione, possiamo pensare anche di aiutare le persone a controllare il loro comportamento e quindi a rispondere adeguatamente o a rispetto a comportamenti cognitivi necessari allo svolgimento di compiti, ma anche a comportamenti sociali. Per esempio, come io posso gestire la mia rabbia, la mia depressione, o anche delle emozioni positive, come io per esempio posso gestire la felicità. Uno anche per felicità magari può fare delle cose non molto appropriate, ok? Quindi questa è una funzione cognitiva che si presta molto anche per aiutare il controllo del comportamento e dunque in qualche modo va a toccare anche la sfera emotiva delle persone. E poi abbiamo l'elaborazione uditiva, qui l'abbiamo scritto così, auditiva, fa niente, va bene così, che ci permette di imparare a, da una parte, suddividere i suoni che ascoltiamo, ma anche a fonderli insieme per creare, per esempio, delle parole. Quindi questo allenamento è un allenamento che si presta molto a chi ha disturbi di tipo DSA, quindi per esempio dislessia, perché dà appunto un allenamento molto molto importante per, con degli esercizi specifici mirati sia digitali che one to one, quindi uno a uno, che aiutano appunto a imparare a suddividere in sillabe o anche in lettere le parole, oppure aiutano anche a capire come dei suoni si fondono insieme per dare una parola. E ci sono appunto tantissimi esercizi dentro la batteria del Brainerex che aiutano appunto a suddividere o fondere i suoni per imparare a riconoscerli dentro, per esempio, una parola. E abbiamo poi un'altra funzione cognitiva che viene esercitata con tanti esercizi del Brainerex, che sono, che è praticamente l'elaborazione visiva, quindi cioè la capacità anche di, noi abbiamo scritto qua, di creare dei film nella propria testa, nella propria mente, no? Si chiama anche pensiero rappresentativo, cioè capacità di visualizzare qualche cosa che noi non vediamo ma che in realtà ci possiamo rappresentare. E poi abbiamo la memoria a lungo termine, che ci permette di ricordare e di fare delle associazioni, di creare dei collegamenti relativamente a delle informazioni che abbiamo posseduto. E sempre relativamente a questa slide, vedete che c'è sulla destra, ci sono appunto delle frasi che magari possiamo anche leggere insieme. Se l'attenzione era debole, quanto difficile sarebbe stato fare lo spelling all'indietro. Per esempio, se io vi do una parola, gli americani che ci hanno insegnato questo metodo solitamente danno la parola di un presidente americano e dicono prova a diciamo a ridirla al contrario o a dirmi quali sono le lettere di questa parola al contrario. Bene, noi possiamo provare con il nostro presidente Mattarella a capire se riusciamo a dire velocemente all'indietro le lettere che compongono questa parola. E questo è per esempio un esercizio che facciamo fare relativamente all'attenzione. Queste abilità sono, abbiamo scritto, cruciali perché sono tutto quello che governa il nostro funzionamento di alto livello, funzionamento cognitivo di alto livello. Se c'è qualcuna di queste abilità che scricchiola, certamente anche o
diciamo così, le abilità che riguardano l'attenzione, la memoria di lavoro e l'elaborazione e la velocità di elaborazione ne hanno sicuramente, ne risentono, oppure anche tutte quelle, e soprattutto tutte quelle che sono le funzioni cognitive del pensiero superiore, sicuramente ne risentono. Quindi, se andiamo alla slide successiva, Francesco, che ci fa vedere, un attimo solo che recupero, ecco, recupero anche io questa slide, che così la leggo meglio, e ci fa vedere un po' quali sono gli atteggiamenti che noi possiamo prendere di fronte alle nostre funzioni cognitive che magari non sono così efficienti come dovrebbero esserlo per darci benessere cognitivo, per farci stare bene, per farci realizzare bene le cose che dobbiamo fare o che dobbiamo dire. Allora, un primo atteggiamento che possiamo avere è quello dell'accomodamento, cioè semplicemente è una strategia passiva che accetta i limiti che ci sono. Questo può essere sia insito nella persona, ma anche negli altri, cioè gli altri che mi vedono accettano i miei limiti. E quindi, siccome accettano i miei limiti, o addirittura qualcuno si fa un'idea, o una sua, diciamo, immagine dei miei limiti, allora si creano programmi speciali, differenziati, che appunto isolano gli studenti sulla base però di semplicemente pensieri, immagini, conclusioni che uno trae da quello che sa, da quello che ha visto. Io invece che ho un figlio con la sindrome di Down, come mamma devo dirvi, siccome non ha mai fatto un programma differenziato a scuola, non ho mai finito di stupirmi di quante cose poteva fare e sapeva fare. Nel momento in cui io abbandonavo le mie culture del fatto che, essendo lui una persona Down, non poteva fare o non sapeva fare determinate cose. Quindi è molto importante sempre cercare di portare le persone il più possibile a fare programmi equipollenti o almeno campioni di programma equipollente, perché questo sfida molto la mente e dà un'elasticità mentale importantissima. Ci può essere anche un meccanismo di compensazione dove, qui abbiamo scritto, un approccio che riguarda il nostro aggirare le debolezze, no? Quindi si cerca di si cercano di creare delle attività che mascherano in qualche modo le debolezze. E creano, diciamo così, degli apparenti successi che però in realtà saranno solamente destinati a creare frustrazioni e fallimenti in futuro. Quindi è un po' la compensazione, sa un po' di presa in giro, no? Cioè dà dei successi che in realtà sono dei finti successi alla persona, che la persona prima o poi scoprirà che andranno a finire in frustrazioni o in una rilevazione di fallimento. E identificare e superare l'origine della criticità è la scelta logica, è quella che noi proponiamo. Quindi noi prima di tutto andiamo ad identificare qual è la debolezza cognitiva di una persona o quali sono le debolezze cognitive di una persona e lo facciamo attraverso dei test cognitivi. Quindi il primo che utilizziamo è il Gibson test. E successivamente andiamo a fare un allenamento mirato a seguito dell'esito che abbiamo dal Gibson test sui punti deboli e le cause che emergono dal Gibson test, e quindi in questo modo andiamo a colpire nel punto giusto per cercare di dare, appunto, come dicevo, efficienza cognitiva alla persona con un allenamento specifico. E andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo messo un po' quello che noi pensiamo, cioè che l'allenamento non è un insegnamento, prima di tutto, ma è un vero, come si dice oggi, un vero workout, ma non muscolare, ma del cervello. Poi con Francesco, che si è gentilmente prestato questa sera ad un piccolo esercizio Brainarex, vi faremo vedere cosa noi intendiamo per allenamento workout appunto cognitivo.
È un allenamento uno a uno, quindi non è un'attività di gruppo il BrainRx. Ci dà un feedback immediato, quindi noi immediatamente possiamo dimostrare che la persona può fare velocemente dei passi avanti, ma se c'è una sistematicità e una persistenza, cioè noi dobbiamo pattuire con la persona che fa questo workout cognitivo che l'unica maniera per risolvere il più velocemente possibile, il più efficientemente possibile, con successo le sue criticità cognitive, ci deve essere un vero e proprio allenamento, direi, quotidiano. Quindi dobbiamo trovare la maniera di lavorare almeno 45 minuti al giorno, meglio se sono due volte al giorno, per 3-4 mesi, per poter dare dei risultati veramente ottimali e dare una svolta definitiva e persistente e permanente alle criticità. Però, diciamo, dentro il programma BrainRx l'importante è essere estremamente persistenti e il più possibile quotidiani nella attività di allenamento. Poi è un allenamento mirato, perché se dal Gibson test esce che l'elaborazione uditiva, faccio un esempio, è debole, noi sceglieremo gli esercizi sia digitali che one-to-one di elaborazione uditiva che portano la persona in breve tempo a superare la criticità di questa funzione cognitiva. Questa parte one-to-one attualmente è possibile farla anch'essa online, perché grazie alla precisione dei nostri esperti BrainRx del Colorado abbiamo ricevuto disposizioni e anche abbiamo fatto un corso per poter portare anche gli allenamenti one to one che prima si facevano proprio fisicamente soltanto in presenza anche questi online. Poi vi faremo vedere anche con Francesco come uno di questi esercizi one to one si può fare anche online. Speriamo che Francesco sia bravo nel farlo, perché solitamente noi usiamo, per dare anche una capacità di elaborazione veloce della persona delle informazioni, quindi allenare anche alla velocità di elaborazione delle informazioni, che oggi è un aspetto importantissimo, usiamo il metronomo, non certamente subito nelle prime esercitazioni, però piano piano nell'allenamento è previsto anche l'uso del metronomo, per cui una persona dopo un po' che ha fatto l'allenamento a determinate performance deve anche con l'uso del metronomo cercare di stare al passo con le richieste dell'esercizio. Questo per aumentare anche la velocità di risposta della persona di fronte alle consegne. E poi, come vi dicevo, l'intensità è importantissima, perché voi pensate, come quando una persona va in palestra, se una persona va in palestra regolarmente avrà sicuramente un tono muscolare diverso da chi ci va una volta ogni tanto, e l'allenamento cognitivo è la stessa cosa, cioè se noi ci focalizziamo su un allenamento intenso, persistente, pattuito prima e che mira esattamente alle criticità che abbiamo rilevato, sicuramente i risultati saranno importantissimi e di grande rilevanza. Sequenziato, perché appunto ci sono delle sequenze di lavoro ben definite che aiutano la persona a progredire nel suo percorso. È anche molto bello perché queste sequenze richiamano un po' anche i giochi olimpici, perché si prende la medaglia di bronzo, la medaglia d'argento, la medaglia d'oro quando si diventa bravissimi. Poi abbiamo la fase appunto di loading, l'abbiamo chiamata, quindi cioè caricamento delle informazioni e delle capacità man mano che l'allenamento prosegue e continua a mostrare la sua efficacia alla persona stessa. Non è un lavoro di tipo accademico o di tipo contenutistico, quindi è metacognizione, è allenamento a utilizzare le proprie funzioni cognitive con del materiale che fondamentalmente di contenuto non ne ha.
E possiamo andare avanti sulla slide numero 6? Eccoci. Francesco, il tuo momento. Sì, sono pronto. Sei pronto? Allora, adesso vogliamo farvi provare, e facciamo provare a Francesco, questo esercizio molto semplice, dove, se volete potete farlo fare anche voi ai vostri figli, anche perché le slide e comunque questa diretta Facebook rimarrà online per qualche giorno. E allora, l'esercizio segue questi quattro passaggi, adesso vediamo come riusciamo a farli con Francesco. E ti chiederei, Francesco, di fare il primo esercizio, quindi adesso senza metronomo, come puntano il primo esercizio, cioè come puntano le frecce, indicare la direzione in cui puntano le frecce. Vediamo. Vai. Sinistra, giù, destra, su, giù, sinistra, destra, giù, giù, destra, sinistra, su, sinistra, destra, giù, giù, destra, sinistra, su, sinistra, giù, destra, su, giù. Vado avanti? Vai, vai. Giù, su, giù, sinistra, destra, giù, sinistra, su, sinistra, giù, su, destra. Bravissimo, sei bravissimo. Grazie. Complimenti. Bravissimo. Adesso più difficile. Bisogna indicare la direzione in cui puntano le frecce come se fossero girate di un quarto di giro. Cioè, quindi diciamo, dobbiamo seguire il giro dell'orologio. Quindi la freccia che punta a sinistra la dobbiamo dire su, non a sinistra, la prima gialla che vediamo. Ok. Siamo pronti? Sì. Vai. Vai, allora, dai. Su, sinistra, giù, destra, sinistra, su, giù, sinistra, sinistra, giù, su, destra. Su, giù, sinistra, sinistra, giù, su, destra, su, sinistra, giù, destra, sinistra. Sinistra, destra, sinistra, su, giù, sinistra, su, destra, su, sinistra, destra, giù. Complimenti. Grazie. Bravissimo, bravo, vai, bravissimo, bravissimo. Allora, questo è un esercizio che lavora praticamente, come vedete, sull'attenzione divisa, perché la freccia indica una certa direzione, ma noi ne dobbiamo dire un'altra relativamente al quarto di giro. Quindi sviluppiamo l'attenzione divisa con un esercizio di questo tipo. Andiamo adesso sul 3, ce la possiamo fare? Indicare la direzione in cui sono rivolte le frecce, ma puntano nella direzione opposta. Secondo me questo è più semplice del secondo. Però esatto. Lascio a te l'opinione. Quando sei pronto, parti. Ok. Destra, su, sinistra, giù, su, sinistra, destra, giù, giù, sinistra, destra, giù. Sinistra, destra, giù, giù, sinistra, destra, giù, sinistra, su, destra, su, giù, giù, su, giù, sinistra, destra, giù, sinistra, su, sinistra, giù, su, sinistra. Bene, qui c'è qualcosa da migliorare, secondo me. Infatti, in realtà l'ho trovato quasi più difficile, cioè pur nella sua banalità il dire basta fare il contrario, in realtà è molto confondente proprio la direzione, soprattutto sulle sequenze, quando c'è magari un sinistra-destra vicino, arrivi al terzo e non sai più dove girarti. Ecco.
Allora, adesso possiamo provare col metronomo? Sì, io ho una domanda se Sì, posso. Perché le frecce sono colorate? ma allora, è ulteriormente un'informazione in più quella che abbiamo da gestire, nulla di più. Quindi si Possiamo potrebbero creare. fare ipoteticamente degli esercizi in cui vado ad applicare una regola soltanto al colore giallo, per dire, Sì, poi e cose di l'esercizio, questo volendo, tipo. noi lo possiamo anche modificare. Adesso questo è un esercizio che si può anche volendo modificare, è stato pensato così, ma lo possiamo anche modificare. Poi quello che presentiamo dopo, invece, che ha i colori, come sai, contempla anche il fatto che ci sono i colori. E Ok. allora, proviamo col metronomo, facciamo Proviamo, l'esercizio 2 con il speriamo di sentirlo. metronomo. E speriamo che lo sentano anche nella diretta Facebook. Se magari qualcuno vuole Vediamo, darci un feedback, eh. io provo a Ok. sentirlo. Sì, allora proviamo con un metronomo abbastanza tranquillo, cioè nel senso, Sì. cioè dei battiti non troppo veloci. Vai. Sì, grazie. Il volume è già al massimo. Sì, si sente? O non si sente? Faccio, sì, io lo sento. Dai, E prova. faccio il primo esercizio, quello della Sì, direzione propria della freccia. vai. Sinistra, giù, destra, su, giù, sinistra, destra, giù, giù, destra, sinistra, su. Allora, non siamo Sinistra, stati proprio sento. fermo, non siamo stati al battito. Esatto, infatti E mi sono dobbiamo accorto dopo riprenderlo. un po' di Dobbiamo che ricominciare ero perché bisogna assolutamente stare al fuori tempo. battito. Allora, se Ok. non riesci a stare al battito, possiamo diminuire il battito, però vediamo se già così ti alleni. Dai, vai, vai, vai che ce la fai. Beh, dai, per non prendermi la responsabilità, sento davvero molto poco il battito, però fa niente, provo. Diamo la colpa al metronomo. Sinistra, giù, destra, su, giù. Non lo sento. Non lo senti, va bene, Lo dai, fa sento soltanto niente. a tratti, mi spiace. Lo Va sento davvero bene. pochissimo. Va bene, allora, comunque abbiamo capito come funziona. In senso. Il senso è quello, il senso è quello. Andiamo su, adesso lo fermo, Grazie. così, ecco. Andiamo su, però, Nicoletta, prego, solo prego, prego. un'indicazione, questa pagina eventualmente potrà essere messa a disposizione delle persone per fare Ma qualche esercizio o meno? allora, in realtà noi non possiamo darla, ma possiamo sicuramente lasciare la diretta Facebook Possono fare un fermo online. immagine, diciamo così, e riguardare la Sì, diretta, per qualche insomma. giorno. Se poi scorriamo la slide successiva, c'è proprio la pagina, mi pare di ricordare, ecco, con tutte le Esatto. freccine, quindi uno volendo può prendere spunto da questa pagina e allenarsi. Il concetto è quello di utilizzare un metronomo anche ad un certo punto, dopo un po' di allenamento senza metronomo, con i passaggi che abbiamo visto prima, per cercare di creare una velocità di elaborazione delle informazioni nella persona. È importante anche fare questo esercizio più e più volte con l'uso del metronomo, che induce la persona a stare al battito e ad un battito che aumenta sempre di più. Quindi bisogna cercare di dire sempre più velocemente le informazioni che conosciamo, sulle quali ci siamo esercitati prima lungamente senza il metronomo. E successivamente provare poi con il metronomo, che sfida molto la persona, perché fa lavorare la persona con diverse funzioni cognitive in gioco, in particolare abbiamo detto quelle dell'attenzione.
Andiamo avanti con un altro simpatico esercizio. Solo un secondo, volevo postare il metronomo per le persone che ci stanno seguendo, così hanno anche un riferimento per poterlo, insomma, per poterlo utilizzare online. Ecco, l'ho appena fatto. Ok. Eccoci qua. Ok, allora, questo altro esercizio, vabbè, abbiamo lasciato le parole in inglese, ma in ogni caso si possono tradurre in italiano. Funziona così: leggi le parole il più velocemente possibile, e quindi si lavora sull'attenzione sostenuta. Leggi il colore in cui sono stampate le parole, quindi questo ha l'obiettivo di lavorare sulla attenzione selettiva. Poi alterna la lettura della parola a quella del colore. L'attenzione divisa è quello che dicevo prima, no? Cioè c'è una certa informazione che vediamo. L'attenzione divisa che cos'è? È un'informazione che vediamo, però noi dobbiamo, dall'informazione che vediamo, dobbiamo partire per dare un'altra informazione. Quindi bisogna ricordarsi che non dobbiamo dire quello che stiamo vedendo, ma quello che stiamo vedendo è collegato a qualcos'altro che dobbiamo ricordarci che cos'è e dirlo con una certa velocità. Ed è proprio l'esercizio numero 3. Alterna la lettura della parola a quella del colore. Mostra un'attenzione divisa. Vogliamo provare a farli questo esercizio? Preferisci di no? Ma allora, se tu vuoi provare a farlo... Dai, proviamo, non vedevo l'ora. Magari mettiamo la pagina, quella dove si vedono tutti i colori, mi pare che è la successiva. Okay. Ecco, dai. Questi allora, esercizi si seguono in riga o in colonna, è indifferente? In riga sempre? È proprio una regola dei test? Sì. Allora, ripeto, perché adesso è mostrata questa pagina con tutti i colori, quindi il primo esercizio è leggi le parole il più velocemente possibile. Quindi, visto che sai l'inglese, ti chiedo di leggerle in italiano. No, dai, faccio la traduzione, almeno il doppio compito. Appunto, dico di leggerle allora, in italiano. In italiano, perfetto, fantastico. Allora, verde, blu, rosso, giallo, nero, rosso, verde, blu, nero, giallo, rosso, blu, verde, nero, giallo, verde, giallo, rosso, rosso, blu, nero, blu, nero, giallo, giallo, verde, giallo, rosso. Mi fermo qui? Sì, bene. Ho perso un attimo la connessione, mi sono spaventata. Spero di non aver detto dei colori sbagliati. No, io non so che cosa mi è successo, ma per qualche secondo ti ho perso. Ma in ogni caso, bravissimo. Grazie. Ti ho seguito per buona parte dell'esercizio. Allora, adesso invece proviamo a fare il 2. Leggi il colore in cui sono stampate le parole. Quindi tu vedi scritto verde, ma in realtà la parola verde è scritta in blu. Quindi invece tu devi leggere il colore in cui sono stampate le parole. Quindi dovrai leggere blu anziché verde. Ok. Chiaro? Allora, provo. Allora, blu, giallo, nero, blu, verde, giallo, verde. Nero, blu, verde, nero, verde, rosso, nero, blu, rosso, rosso, verde, giallo, rosso, verde, giallo, nero, blu, nero, rosso, blu, giallo, blu, rosso, verde, verde, blu, blu, nero. Bene. Direi Grazie. Che sei stato bravissimo, molto bene. Vediamo adesso il 3. Alterna la lettura della parola a quella del colore. Ce ok, la quindi devo leggere la prima parola, poi il colore della parola, giusto? Sì, esatto. Quindi provo. Proviamo, dai. Verde, giallo, rosso, blu. Mi sono perso. Verde, verde, giallo, rosso, blu, nero, giallo, verde.
Mi sono perso perché, Perché l'attenzione divisa non è perché, una cosa molto esatto, semplice, come stai perché vedendo. Noi green è sia verde che verde, non ho potuto recuperare abbiamo per anche la ripartire. complicanza dell'inglese, quindi È ancora più ulteriormente c'è difficile. un'informazione in più. Però io Provo con la credo. seconda riga, però voglio provare con la seconda riga. Prova, Allora, dai. prima parola, poi colore. Sì. Blu, blu. Giallo, nero, blu, rosso, nero, blu, verde, giallo, verde, rosso, rosso, nero. Ok, ti fermo qua, ti chiedo come ti senti. Io non ti ho Confuso. corretto, ma ecco, volevo capire appunto, volevo capire Confusissimo. questo. In realtà confusissimo. Sì. Allora, questa confusione la si prova proprio perché vengono richieste due informazioni diverse contemporaneamente. Quindi l'allenamento che si fa continuamente su un esercizio di questo tipo dà la possibilità alla persona di esercitarsi sull'attenzione divisa e più lo si fa, più si padroneggia questa funzione cognitiva, che è importantissima perché ci permette di gestire più fonti di informazione contemporaneamente. Anche questo è un esercizio che vi consiglio di provare perché avete la ricetta per poterlo fare nella slide, magari mostriamo ancora la slide un attimo precedente dove abbiamo tutti i passaggi per poter fare questa attività. Potete poi aggiungere, come vedete alla fine, una distrazione o un'attività mentale, secondo necessità dentro l'attività, un po' come avevamo visto prima, no? Che non l'abbiamo fatto con Francesco, però prima, nell'esercizio di prima, se torniamo un attimo indietro, Francesco, ti chiedo solo un attimo di tornare indietro alle, indicazioni che avevamo per fare l'esercizio delle frecce. C'era scritto al quarto punto, indicare la direzione in cui puntano le frecce come se fossero girate in un quarto di giro in senso orario, ma pronunciare anche tre o quattro lettere di una parola senza senso, abbiamo fatto l'esempio di tiar, quindi T-I-A-R, e il genitore dà la parola alla fine della riga. Quindi la persona può anche allenarsi mentre dice le frecce, come se fossero girate un quarto di giro, a dire dentro ogni riga delle lettere che comporranno poi una parola senza senso che verrà poi individuata dal genitore. Quindi anche il genitore deve stare attento, a fare questo esercizio, non è che solamente il figlio deve fare fatica. Ok? E quindi questo è un esempio di distrazione che abbiamo visto, adesso torniamo magari nella slide dove abbiamo appunto i colori, dove c'è appunto l'ultimo punto dove dice aggiungi una distrazione o un'attività mentale secondo necessità, cioè comunque qualche cosa che implichi uno sforzo ulteriore oltre a quello che si sta già facendo per gestire tutte queste fonti di informazione. Come vedete, questi sono come dei tra virgolette giochini, ma che fanno sudare la mente. Cioè, se voi pensate a tutto quello che la mente deve fare per gestire questi esercizi, più c'è il metronomo che viene progressivamente aumentato nel battito affinché la persona stia al battito per poter, dopo che si è allenata un po' di tempo, non che mettiamo, come dicevo appunto, il metronomo subito, ma ulteriormente noi facciamo sì che la persona impari a velocizzare anche l'elaborazione delle informazioni che riceve, questo dà veramente un workout cognitivo di altissimo livello. Naturalmente, ecco perché le sessioni non sono per più di 35, 45, 50 minuti, ecco, adesso abbiamo anche un po' questa elasticità, al giorno. Proprio perché è molto impegnativo, cioè al giorno, scusate, a sessione, perché è molto impegnativo. Possiamo arrivare anche a due sessioni al giorno, ma magari suddivise con una pausa in modo tale che la persona, diciamo, si riprenda dopo aver fatto degli esercizi impegnativi per poi essere pronta per farne degli altri.
Posso fare due domande? Sì, certo, prego. La prima domanda è, gli esercizi che abbiamo visto finora sono tutti legati a una verbalizzazione. Ok, sono previsti anche esercizi che hanno invece un compito fisico, battere le mani, schioccare le dita, girarsi, allora, non lo so, cose di questo tipo. C'è un esercizio per allenare al battito, solo allenare al battito, a stare al tempo, diciamo così, okay. Dove prevediamo che, questo è un esercizio one to one, dove prevediamo che la persona impari a stare al metronomo, battendo le mani. Questo è un esercizio con il quale si può cominciare per aiutare la persona a stare al tempo. Ed è uno di quelli che si fa di solito inizialmente per insegnare alla persona a stare al battito. Si mette il metronomo e la persona deve semplicemente battere le mani al ritmo del metronomo con vari esercizi. Okay. Poi ci sono degli esercizi di tipo visivo, per esempio sulla memoria a breve termine. Molti di essi sono in digitale. Noi acquistiamo nella piattaforma del Brainerex le sessioni di lavoro per le persone, che possono essere 92, 122 o 142 sessioni di lavoro. Solitamente partiamo con 92 sessioni di lavoro, che appunto sono intorno ai 45-50 minuti, ma possiamo anche andare sui 35 minuti per poi allungare successivamente. Questa sessione digitale prevede appunto queste sessioni di lavoro con questi minutaggi più o meno, e sono come dei giochini dove uno deve anche visualizzare delle immagini che vengono fatte vedere per un momento e poi scompaiono e devono essere riposizionate nel punto dove sono state viste, o comunque flaggate nel punto dove sono state viste. Gli esercizi prevedono anche un aumento di informazioni, quindi aumentano anche le cose da vedere che poi scompaiono e poi ricompaiono. E bisogna ricordarsi la posizione nella quale erano, che tipo erano, eccetera, eccetera. Questo per dire un esercizio di tipo visivo. O se no ci sono degli esercizi che stimolano l'analogia, quindi cioè ti faccio vedere per esempio un disegno in cui ci sono tre elementi, uno manca, qual è quello che manca scelto tra tanti. Questi sono esercizi comunque che abbiamo già tantissime volte visto nelle nostre attività di training cognitivo di vario genere e tipo, ma sono, la cosa importante, che sono anche digitali. E poi ci sono esercizi uditivi, moltissimi esercizi uditivi, dove, come dicevo prima, bisogna imparare a slegare dei suoni o legarli e riconoscerli dentro l'esercizio. Anche questi vengono fatti in prima battuta senza metronomo e poi con il metronomo. Quindi il metronomo deve dare la possibilità alla persona di accelerare il riconoscimento delle lettere legate o slegate. Vediamo magari adesso come si sente uno che ha dislessia. Ecco. Oh, mi è rimasto un errore. Scusate. Niente, allora abbiamo fatto queste slide con questo errore, va bene, voi comunque siete in grado di capire ugualmente di che cosa stiamo parlando. Voi provate a vedere che cosa succede nel leggere un brano come quello che c'è qui in rosso, no? Cioè una persona che veramente non riesce a come possiamo dire, a leggere in maniera chiara e precisa un brano. Noi a volte facciamo provare ai genitori a leggere un brano di questo tipo e gli leggilo velocemente, perché in questo modo puoi renderti conto tu stesso di che cosa può voler dire avere proprio la difficoltà di riconoscimento di un brano dove appunto le parole non sono riconosciute come dovrebbero essere riconosciute. È una piccola possibilità che diamo ai genitori di mettersi nei panni dei loro figli per capire esattamente qual è la loro difficoltà. Nicoletta, ti interrompo soltanto per dirti che sto postando nei commenti il testo, quello scritto in rosso, così anche le persone lo possono leggere con bene. Più facilità. Sì, sì, va bene, va bene. Ecco, adesso ti chiederei magari di andare sulle slide successive. Eccoci.
Brainerex and Reading. Sì, esatto. Allora, qui noi abbiamo uno studio vedete, del Department of Child and Adolescent Development, California State University in Northridge. Quindi è uno studio scientifico che è stato fatto praticamente su queste funzioni cognitive, no? Cioè che, come sono stati, che guadagni si sono avuti su queste abilità cognitive, la memoria a lungo termine, la velocità, scusate, l'elaborazione visiva, la logica e il ragionamento, la memoria di lavoro, la velocità di elaborazione e il processo uditivo, scusate, l'elaborazione uditiva. E vedete che nella prima colonna praticamente possiamo vedere la media in anni, come è migliorata praticamente dopo l'allenamento cognitivo. Quindi, per esempio, chi aveva 3,73 dopo un allenamento cognitivo sostenuto è riuscito ad aumentare l'età mentale praticamente a 5,20, ad esempio, sulla memoria a lungo termine. Quindi sono risultati estremamente interessanti da vedere. E così via per tutte le altre funzioni cognitive. Andiamo sulla slide successiva. Poi Eccoci. ci sono tantissime ricerche che uno può cercare comunque in internet, come meglio crede, per saperne di più. E qui possiamo vedere prima del test e dopo il test quali, diciamo così, miglioramenti si sono ottenuti. Prima del test è la colonnina grigia, come potete vedere, e il post-test, cioè dopo che c'è stato l'allenamento cognitivo, quali percentuali si sono raggiunte di miglioramento su tutte le abilità cognitive, sulle varie abilità cognitive. Qui, come vedete, abbiamo anche l'attacco di parole, word attack, che è una delle abilità che non abbiamo visto prima, ma che comunque è inclusa nel Gibson test, che, come dico, ha dei riconoscimenti scientifici molto importanti. E vedete anche sulla destra un grafico che ci mostra anche le lezioni o le sessioni, insomma, che sono state completate per poter ottenere questi risultati. Quindi, cioè, vedete che anche, diciamo così, con non un numero estremamente elevato di sessioni di workout, si ottengono già dei risultati estremamente importanti. Comunque, queste ricerche le potete comunque vedere, ce ne sono tantissime in internet. Se digitate BrainerX, trovate veramente tantissime ricerche. E andiamo sull'ultima slide, quella del cervello, ce l'abbiamo? Certo. Allora, vedete che sostanzialmente, nel nostro cervello, quello che, stiamo vedendo adesso, e abbiamo queste abilità cognitive che ci permettono di sviluppare diverse attività che facciamo anche tutti i giorni. Quindi, per esempio, la comprensione, come vedete, è legata alla lettura, all'ascolto, alla comprensione, per esempio, anche di un testo. I puzzle, per esempio, per citare un'altra cosa, sono legati all'elaborazione visiva, e lo spelling, per esempio, è legato all'elaborazione uditiva. Gli sport, per esempio, come il baseball o il football, sono legati anche questi a elaborazioni visive. Abbiamo, per esempio, la logica e il ragionamento. Vado adesso sulla sinistra di questa immagine. Dove vedete che giochi di carte, problemi di matematica, organizzare
uno schema con delle attività pianificate, sono tutte cose che riguardano la logica e il ragionamento, che ovviamente se è una funzione cognitiva debole, anche queste attività saranno deficitarie, evidentemente. Quindi è molto molto importante sviluppare tutte queste funzioni cognitive che, come vedete nella parte di input sotto, coinvolgono tutti i nostri sensi, quindi gli occhi, le orecchie, il naso, le dita, la lingua, cioè tutti i nostri sensi sono coinvolti in questa fase di input, cioè di informazioni che entrano e che vanno ovviamente a stimolare queste nostre funzioni cognitive, che se non sono ben funzionanti poi non ci permettono un buon output, evidentemente, cioè una buona rielaborazione di tutte le informazioni che abbiamo ricevuto e elaborato. Io a questo punto, visto che questa è l'ultima slide, mi fermo e lascio spazio alle domande. Tu le hai raccolte, Francesco? Allora, in realtà ad ora non sono arrivate delle domande. Io però ho una, ne ho una, insomma, quella che devo farti prima. Sì. Questo allenamento cognitivo è utile anche per i bimbi che hanno difficoltà a livello, ad esempio, di iperattività, quindi ADHD, piuttosto che bimbi con DSA o con bisogni educativi speciali? Insomma, può essere un buono strumento per andare magari a colmare queste difficoltà o meno? Allora, questo metodo è pensato per tutti i disturbi DSA, per gli ADHD, per coloro che hanno avuto traumi cranici, per coloro che hanno una disabilità mentale che però abbia, preveda un'età mentale di almeno 6 anni. Quindi sulla disabilità possiamo benissimo lavorare, però dobbiamo appunto verificare l'età mentale. Questo lo verifichiamo con il Gibson test. E poi anche okay. Per l'autismo, lavoriamo anche con l'autismo, con questo programma. Per gli adulti è molto indicato per gli anziani o per delle persone che trovano in loro dei rallentamenti. Per esempio, noi abbiamo avuto delle persone di mezza età, normalissime, che ci hanno chiesto di fare un Gibson test per fare il punto della situazione sulle loro abilità, perché si accorgono che la loro memoria a breve termine è un po' persa. Fanno più fatica ad essere veloci nell'elaborazione delle informazioni. Ovviamente quando uno ha la mia età, che sono 55 anni e in su, un pochino queste cose capitano, quindi devo dire che anche per me il poter fare questo allenamento cognitivo è stato sicuramente utile, perché ovviamente visto che lo devo fare poi sulle persone, devo allenarmi io per prima e quindi su me stessa ho sperimentato quanto davvero è utile fare queste attività costantemente e regolarmente. Sugli anziani funziona molto bene perché ridà una qualità della vita accettabile alle persone, che diventano più autonome, meno dipendenti dagli altri e quindi si sentono più efficienti e più giovani, nonostante hanno magari anche una certa età. E quindi ci sono parecchi anziani che fanno questa attività proprio per cercare di mantenersi in forma. Come sappiamo che ci sono gli anziani che fanno delle attività sportive per tenersi in allenamento e per tenersi in salute, anche il cervello ha bisogno della tua parte in questo senso. E Nicoletta, in questo specifico periodo di rientro a scuola, consiglieresti ai genitori, insomma, di fare del training cognitivo, ma un po' di allenamento del cervello proprio in diciamo così, per allenare un po' i bimbi in questo rientro, soprattutto magari nello studio, nell'attenzione poi in classe? Secondo te sono attività indicate? Allora, mi hai fatto una domanda che... Troppo difficile? No, che mi fa dare una risposta che
Mi ha fatto veramente tanto pensare l'altro giorno e mi fa piacere che me l'hai fatta, perché così segnalo uno studio che potete trovare nel sito di Save the Children. Posso cercarlo nel frattempo? Mi distraggo un attimo mentre ti ascolto. Purtroppo è in inglese, almeno io non l'ho trovato in italiano, ma è stato menzionato alla TV. E quindi io sono andata a verificarlo ed è veramente uno studio estremamente preoccupante, perché spiega come i bambini nel mondo hanno perso tantissimo e continuano a perdere tantissimo nell'apprendimento e nell'esercizio delle loro funzioni cognitive per l'apprendimento a causa del coronavirus. Oggi ulteriormente, sempre nelle notizie, si menzionavano altri studi, di cui però non ho colto da che parte arrivino, ma sicuramente ne usciranno ancora in futuro, dove si ridicevano queste cose, cioè siamo di fronte ad una generazione che soffrirà moltissimo disturbi di apprendimento, velocità di elaborazione delle informazioni, mancanza di conoscenze, proprio perché c'è questa purtroppo frammentazione dell'educazione e dello stimolo cognitivo che la scuola dovrebbe dare e che sta piano piano ripartendo a dare con tutte le incertezze del caso. Quindi sicuramente la prospettiva è quella che questa generazione di studenti avrà sicuramente bisogno, sia per motivi cognitivi sia per motivi psicologici, di sostegni per riprendere ad essere ad alto funzionamento mentale e per colmare le lacune, per di più per chi già le aveva prima, che saranno magari anche ulteriormente esacerbate da questa situazione assurda. Quindi assolutamente sì, è consigliato, come dovremmo prendere secondo me qualche immunostimolante per questo inverno, per cercare di evitare di prendere magari il coronavirus in forma virulenta. Ecco, allora io consiglio allo stesso modo di dotarsi di un allenamento cognitivo per i propri figli di questo tipo, proprio perché in questo modo possiamo garantire loro, soprattutto nella ripresa scolastica, degli apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. Grazie per la segnalazione di questo articolo, che onestamente non ho trovato, però mi è venuta in mente questa cosa, Nicoletta, se sei d'accordo, e magari chiudiamo collegando all'appuntamento del prossimo martedì. Potrebbe essere un buon punto di partenza questo studio per il nostro... Lo andiamo a recuperare. Sì, secondo me può essere interessante partire da questo articolo di Save the Children e andare poi a lavorare su, ci annunci tu, la prossima formazione, la formazione di martedì. Sì, allora, su richiesta di alcuni genitori interessati a quello che noi già facciamo da tempo, che è l'educazione parentale, faremo un webinar sull'homeschooling. Quindi noi già ci occupiamo di homeschooling all'interno della nostra cooperativa sociale da alcuni anni e sarà interessante vedere come l'educazione parentale può aiutarci in questo momento di caos scolastico, con tutta la buona volontà che possiamo riconoscere dal ministro della pubblica istruzione agli insegnanti, per cercare di far ripartire questa scuola in sicurezza. Tuttavia sappiamo che ci sono comunque dei problemi e non li nasconde nessuno, quindi ci sono dei genitori che in questa situazione così frammentata e difficile ripartenza stanno seriamente pensando quest'anno almeno di occuparsi personalmente con l'educazione parentale dell'educazione dei loro figli. Quindi noi dedicheremo un webinar all'homeschooling per spiegare come possiamo venire incontro ai genitori, noi e voi, Fabbrica dei Segni, con i vostri materiali, ai genitori che decideranno per l'educazione parentale per questo anno scolastico così particolare. Quindi martedì prossimo alle ore 18.
Magari prossimo ore 18, quindi parleremo, cioè partendo da questo articolo, parleremo quindi di homeschooling e anche di parental training. E magari questa era un'altra domanda che ti volevo fare, te la faccio al volo. Sono soltanto schede, diciamo così, gli strumenti che si possono utilizzare per allenare il cervello, o ci sono anche degli altri strumenti, che possono essere utili a questi scopi? Allora, noi usiamo sia materiale cartaceo che materiale digitale. Poi, con voi, come tu sai, abbiamo intenzione anche di utilizzare dei giochi molto belli che voi avete, che si prestano molto bene a fare metacognizione e quindi sarà un anno nel quale proporremo insieme tanti materiali che abbiamo noi come Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive, come trainer cognitivi, perché questo è prima di tutto il nostro lavoro. E voi come Fabbrica dei Segni che avete, come dire, scavato nella vostra casa editrice tutto quello che può servire e che è bellissimo e utilissimo in questo periodo e che metteremo a disposizione dei genitori nei nostri siti e anche sui social e regolarmente informeremo come utilizzeremo tutti questi materiali preziosissimi. Perfetto, intanto ti ringrazio ancora Nicoletta, vedo che non ci sono ulteriori domande e allora ci diamo appuntamento a martedì prossimo, Martedì 22 settembre, ore 18. esatto, sempre alle 18. Rimanete collegati anche alla pagina Facebook di Fabbrica dei Segni, abbiamo una settimana anche noi di ripartenza rispetto alle formazioni a distanza, abbiamo degli appuntamenti praticamente tutte le sere alle 18, quindi continuate a seguirci. Bene, Grazie a tutti. Buona grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima, serata. arrivederci, buona serata a tutti.